Grande folla sabato sera a Degusta Nago Torbole, la manifestazione che ha proposto una ricca varietà di degustazioni a tappe nei vari stand dislocati sul territorio di Nago e di Torbole, da raggiungere a piedi o tramite un trenino messo a disposizione dal comune. Alzato il livello d'offerta mantenendo inalterato il costo per gli oltre 800 partecipanti, ovvero 20 euro. Inizio alle 19 al porticciolo di Torbole, poi la trasferta in trenino a Nago, dove altri tavoli attendevano i numerosi partecipanti per gli assaggi dei piatti preparati con ingredienti strettamente locali da prestigiosi chef di 12 ristoranti della zona. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale e delle associazioni che hanno visto la collaborazione di decine di volontari. Seconda edizione di Degusta Nago Torbole, un appuntamento molto partecipato per valorizzare i prodotti locali dell'Alto Garda. Certo, ha detto bene, Degusta Nago Torbole, è la seconda edizione in cui si coinvolge anche Torbole con un collegamento col trenino che a quanto pare, penso i numeri parlino da solo, perché è un continuo andare e rivieni del trenino, di gente che continua, e quindi penso che anche questa edizione sarà molto partecipata. Che dire, Degusta Nago Torbole, è un degustare proprio non solo dei prodotti tipici, questi sono immancabili, sono fatti da persone veramente all'altezza della situazione, ma anche un degustare il nostro territorio, un degustare quelle che sono il nostro paesaggio, e quindi credo che sia una manifestazione da ripetere e da valorizzare, da implementare sempre di più. Quante le persone coinvolte per permettere che la manifestazione vada al meglio? Dire quante persone, siccome sono tantissime, perché sono tutte le associazioni e associazioni volontari, poi ci sono dei ristoratori, quindi operatori economici, ci sono volontari di vario tipo, quindi sono tantissime. Dare un numero preciso è veramente difficile adesso così, però devo dire tante, veramente tante, tante, tante. E devo dire grazie a tutte queste associazioni, grazie agli operatori economici che già da 2 anni intervengono con la loro professionalità, uniti all'operosità di tutte le associazioni, credo che dia un prodotto che è un connubio proprio del territorio, delle amministrazioni comunali, quindi della politica, con le associazioni e anche con gli operatori economici. Direi un connubio perfetto.